Salve a tutti, io sono The Long Gamer e benvenuti su Portal Stories Mel, una nuova mod gratuita del buon caro Portal 2. Questa volta vestiamo i panni della sfortunata Mel, la nuova cavia da laboratorio della Aperture, nel 1952. Siete pronti a incontrare nuovamente quel pazzo di Cave Johnson? Sì, il presidente della Aperture. Io no, quell'uomo mi fa paura. Aiutatemi. Buona visione. Oh, 1952, vai, i fighissimi anni 50 degli Stati Uniti. Buongiorno, salve. No, sono uno youtuber, mi spiace. Basta che non si tira fuori il pene e va tutto bene. Cioè, Ciccio, se il mondo... se io sono quello che il mondo ha più da offrire, siamo messi male, ma male, male, male. Ok, guardi, io ho la visione del futuro, ma mi sa che l'amianto fa un po' malo malo, eh. Giusto un po', niente di che. Wow, dove cavolo sono finito sto colpo? Ok. Grazie, mi mette la musica figa, però. Sì, ma no, la musica dall'attesa in ascensore. Ma che tristezza. Questi tagli al budget, però. Oh, le amiche torrette. Bene, 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 bene. Come l'ha scritto, però? Sì, ciccia, un po' di italiano barra inglese, però, eh. Ma no, che ignoranza. Eh no, vabbè, dai. Un errore di battitura, avanti. Lo sa che questo messaggio è preregistrato, quindi lo sentono tutti? No, vabbè. Se n'è accorto un po' tardi, effettivamente. Dove minchia sto finendo, però? Sono arrivato? Ok. Ah, l'atmosfera anni 50 si respira proprio... No, aspetta, è meglio che trattenga respiro, che qui c'è amianto dovunque. Che posticino da niente? Cioè, scusate, vi siete costruiti una città così a caso? Oh, siamo sopra gigantesche cave di sale. Non mi sembra il posto più sicuro in cui costruire una città, io glielo dico, non sono architetto, però... Ok, cioè io non posso far così se non rischiamo i crolli? Bene, bene. Sicurezza prima di tutto, Cazzo di nessuno, però. Oh, Caroline. Altresì nota come GLaDOS nel futuro. Bene, bene. Sono tornato indietro nel tempo per ammazzarla. Magari possiamo evitare che succedano cose brutte, brutte, brutte. Vabbè, io vado di qua, Faccio un crisbio di nessuno. Gli anni 50 sono troppo fichi, però. Scusi. C'è le barriere architettoniche, c'ha ragione anche il dipartimento legale, faccia lei. No, li ha licenziati, ma c'è una ragione. Effettivamente, con tutte le scale fighe fighe che giravano, era molto più bello. L'ascensore mi sa un po' di tristezza, poi. Ah, che è? Mi fate prendere i colpi della vita, però. Cosa premo? È automatizzato? E scendiamo. Vedete che lei parla un sacco, signor Cave Johnson, eh? Io glielo dico. Chi che ha parcheggiato qua? Oh, questi sono i prototipi delle stanze del futuro. Quindi siamo sottoterra in gigantesche miniere. Bene, bene. Cristo, non c'era altre cose da fare? No. Sì, ma non mi sembra molto sicuro comunque, io glielo dico. Ah, quindi io non vado là dentro, guardi. Il che forse è un bene, ci ho già fatto un viaggetto fra qualche annetto, Mamma mia. Forse siamo ancora in tempo per fermare l'Aperture prima che faccia cose brutte, brutte, brutte nel futuro. Sì, ma io, porco cane, che offerte di lavoro accetto, però ho capito che c'è la crisi del la famosa crisi del 1952. Però Roby sembra il posto di lavoro più sicuro della vita, in tutta sincerità.
Ah, un brutto presentimento. Sì, ma scusi, sono da più o meno un'ora e mezza. Ah, ancora che parla, basta. Mi butto. Non posso. Ah. Gesù, ma stiamo ancora scendendo? Cos'è, viaggio al centro della Terra? Oh. Oh, che porticina piccina picciò, eh. Oh, siamo arrivati finalmente. Gesù. Buongiorno. Mi apre la porticina? Ma scusi, ha fatto la città sopra la miniera per costruire dentro la miniera un'altra città. Wow, complimentoni comunque, eh. Veramente qua non si bada a spese. Cristo, neanche in Jurassic Park. No, aspetta, come... Le torrette non sono armate, vero? Vero? Porco cane. Vabbè, se il tipo gliel'ha garantito. Ok. Ma come? Il capo ingegnere l'ha mettito? Porco cane, chi è questo? Ah, il signor Kim Jones, guarda che area giovanile che c'ha proprio, eh. Ok, meglio levarsi dalle balle prima che le torrette si riattivino. E io qua cosa faccio, però? Oh, qui è dove mi mettono a dormire. Prevedo che succederanno cose brutte brutte. Yay. No, Caroline no. La uccida finché siamo in tempo. Ah, ok. Cutscene, figo. Tutto un gioco serio, c'è la cutscene e un gioco serio. E vabbè. Olè, mettiamoci a dormire. Non succederà assolutamente nulla di brutto. Oh no, che mi viene la claustrofobia qui dentro, eh. È good night un cazzo, è un posto brutto brutto. Che brutto presentimento che c'ho. Poi ci sono lucine rosse in giro. Non indicano mai nulla di qualcosa di piacevole. E... No, ma che è successo? Ma ha cambiato voce? Sì, la sento, madonna santa che... Le luci! Cazzo è successo? Ma dai? Davvero, non mi ero accorto. Le tette ce le ho? Non so, cacchio. Ma cazzo, permesso? Oh, bene. Bene. Cristo che sci... Oh, beh, devo stare attento qua che c'ho anche... Di paura. No, beh, guardi. Grazie, non è che me li devi vendere. Ma perché mi ha cambiato voce, signor Cave Johnson, però? Cosa cazzo è successo? Ma Cristo. Beh, certo. Saltina della vite, eh? Ah. Ok, funzionano. Non so come, ma funzionano. Non ha senso, ma lasciamo stare. Messo. Torretta, lei... Che cazzo è successo qua? Guardi che lo so che non è un test, eh. Ma lei è contento? Io sono preoccupato. La prima arma di portali. Fighissima. Ne voglio una anch'io. Cioè, quella bianca è più figa, ma questa fa molto retro. Fatta. Ecco, è lina pulita, sì che è un po' sporchetta effettivamente. Wow. Che? Che è successo? Sì, certo. Cioè, guardi, mi crede un deficiente? Ma porca di quella porca. È bello che ti dà per scontato che tu sappia già fare le cose, grazie e olè, buongiorno. Ma, signor Cave Johnson, mi è un po' invecchiato lei, eh? Sì, me la ricordavo un po' più giovine nel corpo. Abbiamo un po' di gas che non fa mai male. Ah, Gesù, dove sono finito sto colpo? Olè! La porca di quella porca. È l'ultima volta che accetto annunci di lavoro così vaghi. Sì, all'anima dei terremoti, voi siete in Giappone. Ma non è vero, ma non è vero, non menta. Ma Cristo santo, dove sto andando?
messo. Io faccio continuare a saltare le povere ginocchia. Oh, beh, certo, è così che funzionano i terremoti. Ci credo, come no? Ma che cazzo di terremoti abbiamo di ste parti? Sono confuso. Ma che cazzo? Sì, hanno anche fatto crescere gli alberi, i terremoti, tanto che c'erano. Primo, lei non è Cave Johnson. Secondo, qua sono sicuramente finito nel futuro. Terzo, sono confuso dalla vita. Ma porca puttana. Non potevo accettare il lavoro alla McDonald's del 1952. No, andiamo a fare un po' di scienza. Dai che mi sento più realizzata come donna. Sì, perché sono donna, Mel, presumo sia una donna. Ok, presumo di dover volare di là perché è assolutamente sicuro. Non è che prendo una sedia e spacco un vetro. No, faccio i voli della vita io. Grazie, eh. Ma davvero, guardi. Consigli di merda. No, ma... Ah, sì, senza proiettili. Non sto a farmi prendere colpi anche tu, santo Dio. Ok, quella invece ce li ha i proiettili. Guarda che mi ingannano. Ok, non sei caduta, tu meriti di vivere. Ok, ok. Io non so che questa leva attiverà qualcosa e non so che questo è gello. E... Però così cosa ottengo? Ottengo solo che domani la donna della pulizia sarà un po' incazzata con me. Ok. Così. Ok, anche un po' più in basso però. Perfetto. E permesso, buongiorno. Mi fa mettere il portale. Oh, perfetto. Ok, in teoria basta questo. Ah, scivolo, porco cane. C'ho le babbucce di quelle antiscivolo, ma... E... Olè! Dio! Au! Ah! La testa! Il dolore della vita? No! No, per niente. È tutto uguale, guardi. Pure! Scusi, c'è scritto 59. Sì, ma c'è scritto 59, lei mi ha detto che è ancora il 52. E questo un attimino la rende un bugiardo, eh. Wow. Mi dica, tanto ormai. Oh, quello rosso mi sa che fa male anche a me. Yeah, sì, certo, completamente sicuro, guardi, eh. Ma porca puttana. Ah, tranquillo, ci abbiamo solo trappole mortali che ti sciolgono il midollo spinale e tutto il resto del corpo. Ma che cazzo di struttura avete costruito voi altri? Sicuramente dovremmo aprire questa piccola porticciuina. Sì, grazie al cazzo, però non c'è corrente. Sì, mi dia un secondo che non c'ho la corrente, però. Che balle. Mi dà una parete cortesemente quando ho un secondo? Ah, eccola là. Cielo, tre ore che cerco le pareti. Ok. Ha detto che erano tutti e due da attivare assieme. Quindi mi blocco su cose. No. Perché clicco a caso io? Anni e anni di Portal e ancora sono imbranato. Quindi uno e due. Oh, fatto danno? No. Ah, si apre la porticciuina della vita. Ok. Insomma, cosa tenete lì dentro? Sette Godzilla? Ah no, scusate, sono entrato su Fallout e non mi sono accorto. Ah, sono dentro Fallout 4. Ok, deve essere la pre-release alpha di Fallout 4. E buongiorno, portalo. Ok. Olè. Qualche chiudere, che mi arrivano poi le radiazioni e mi tramuto in cose strane. No, mi si pianta in posti strani. Lei, signorina, cosa c'ha? Problemi alla deambulazione? Ok. No, ok. Non clicco, però non me lo devi dire in maniera così aggressiva. Lassù. Cominciano le sfide della vita. Bene. Portal ama mettermi sotto una cattiva luce. Già sono imbranato di mio. Questo gioco proprio mi fa sentire un incapace.
Le luci no, in faccia che ho le corna delicate. Messo. Ok. O ci fosse una volta che apro il portale giusto al primo colpo, mai nella vita. Certo, metterci un passaggio più sicuro, no. Io santo, devo fare il parkour della vita per andare in bagno qua. E... olè. Ah, vaffanculo corvo di merda. A rompere le balle a me proprio. Oh. Cristo, che colpo. Ah, vaffanculo. Finto Cave Johnson. Porca trota, il colpo che non mi sono preso. C'ho il cuore delicato. Anche i jumpscare in Portal. Bene. Olè. Sì, totalmente sicuro, non si preoccupi. Ok, ti faccio la denuncia della vita appena esco da sto posto. Se esco da sto posto. Ah, piano. No. Se mi cadeva i porchi che non tiravo. E non sono ancora sicuro. Madonna, c'ho problemi con le altezze. Ma perché cazzo non ho accettato il lavoro da McDonald's? E si conclude il primo episodio di questa mod. Mi sa che la nostra Mel ancora non sa cosa sta andando incontro, ma se ne accorgerà molto presto. E chi diavolo è questo finto Cave Johnson? Non sarò solo io ad avere dubbi sull'identità di questo individuo, vero? Non guardatemi così, non sono paranoico! Come sempre, vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile, mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi, iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!